Ecco. Tutto pronto, si comincia allo Stefano Vicino, Gravina che attacca dalla sinistra. Che team lo scrive? Occhio a Picci, parte lui, la palla si abbassa, Mirarco c'è in due tempi, la palla poi per un attimo sfugge anche a Mirarco. Quando Michele sta in quadro. Canaclero sul secondo palo, Balzano, palla tagliata, viene tolta dalla disponibilità di Cacace, la palla si impenna, Mirarco con i pugni. Chiama la spinta Chiaradia, gran palla di Anaclerio per Beppe Chiaradia che si invola, Chiaradia palla dentro, Picci spinta giù, fallo però di Picci. Attenzione a Versietti, può andare al cross, decide di appoggiare per Gigante, la battuta si intromette Palmisano, il tiro, poi c'è il rimpallo e Bidà può perfezionare il contropiede del Gravina con... Palla tagliata, la raggiunge Scelli addirittura, quindi ancora Palmisano che prova ad entrare in area, palla dentro Chiaradia e quindi Cassano, il tiro di Cassano e il gol dell'ex Simone Cassano. Parte Bolognese, il tiro in porta all'Oliva, poi va al cross per Picci, travolto da Mirarco, occhio a Balzano. Parte Balzano, la palla che passa con De Gravina, la mette Davide Cacace, pareggia il Gravina, segna Davide Cacace. Che ha spazio, Versienti la mette al centro dove arriva Palmisano, anzi no. Quindi Cassano anticipato da Picci, c'è Selvaggio solo, Selvaggio, 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 ancora Selvaggio, 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 miracolo di Mirarco! Sto pronto, ricomincia la ripresa, sempre 1-1 qui al Vicino. La palla viene messa al centro, poi il di testa ci arriva il numero 11 Gigante, dunque c'è il nuovo vantaggio del Nardò proprio in apertura di ripresa, 2-1 Nardò, Gigante alla messa dentro di testa. Sulla palla va Picci, prende la barriera in pieno, poi il tiro dalla distanza siderale di Panebianco. Leonetti va da Salatino, palla dentro a cercare Picci, Mirarco e poi Leonetti traversa! A Bolognese potrebbe provare anche il tiro in porta, va Bolognese, l'Oliva fa profondo da Picci, palla buona, occhio a Picci, Mirarco anche con un braccio, va da Picci che va giù, calcio di rigore, parte il bomber, va Picci, sentenza Picci, pareggia il Gravina, sempre e solo lui, il bomber Anton Giulio Picci, 2-2 Gravina, se lo procura e non sbaglia, Anton Giulio Picci. Potremmo vivere un finale di gara pazzesco, Salatino. Chiude la gara, finisce qui 2-2 al Vicino.